avvicina. L'aria è calma e gelida e volge al peggio. Anche gli altri lo sanno e si danno da fare con grande impegno. Vorrei aiutarli, ma sono preso da faccende ben più urgenti. I Templari hanno preso di mira George Washington. Lo vogliono morto al più presto. Speravo di non dover arrivare a informarlo, ma Thomas Hickey mi ha costretto a rompere il silenzio. E così ho deciso di rivelare tutto ciò che so, dei Templari e dei loro piani. Dirò chi sono loro. Achille non è d'accordo. Litighiamo di continuo, ma ormai la posta in gioco è troppo alta per mantenere il segreto. Non lo fare, Connor! Tu allora che cosa proponi? Di stare a guardare mentre i Templari vincono? Abbiamo giurato di fermarli, o l'hai dimenticato? Gli assassini agiscono nell'ombra, rapidi. Noi non crediamo ai quattro venti l'esistenza di cospirazioni. Chi sei tu per darmi lezioni? Ti sei trinciarato in questa catapecchia e hai messo da parte la confraternita. Da quando sono arrivato non hai fatto altro che scoraggiarmi e in rare occasioni hai cercato di aiutarmi. Ma hai fatto così poco che potrei dire che non hai fatto un bel nulla. Come osi? Allora dimmi, chi ha guardato la confraternita sgretolarsi? Chi ha permesso che l'ordine dei Templari si ingrandisse fino a controllare un'intera nazione? Se ho cercato di fermarti è stato perché non sapevi nulla. Se ho esitato ad aiutarti è stato perché eri ingenuo. Mille volte saresti morto, trascinando sal cielo quanti altri con te. Ora ascoltami bene, Connor. La vita non è una favola e non esiste alcun lieto fine. No, specie se a guidarci è gente come te. Nella foga di salvare il mondo, ragazzo, stai rischiando di distruggerlo. Comandante. Connor. Notizie su lì? Non ancora. Mi dispiace, ma ho avuto da fare. I carri con i rifornimenti per il campo sono spariti. Temo un sabotaggio. Un traditore di nome Benjamin Church, appena uscito di prigione, è svanito anch'egli. Di certo i due eventi sono correlati. Di che era accusato? Lo hanno sorpreso a scrivere ai lealisti dando informazioni sulle nostre truppe. Ha detto che voleva spaventarli per scongiurare la guerra. Menzogne. Troverò Church per voi. Cosa? Perché vorreste aiutarci? Ha importanza? Come vuoi. Sono stati segnalati problemi lungo la via che va a sud. Credo sia lui il responsabile. Ti suggerisco di cercarlo laggiù. Padre. Connor, ultimo desiderio? Aspetta. Che banale. Sei qui a cercare Church? Controlli se ha rubato abbastanza per i tuoi amici inglesi. Benjamin Church non è mio amico. Non più degli inglesi e del loro stupidore. Ti sapevo ingenuo, ma così. I Templari non aiutano la corona. Noi due abbiamo lo stesso scopo. Libertà, giustizia, indipendenza. Ma... Ma cosa? Johnson, Pitcairn, Hickey volevano rubare la terra, saccheggiare le città, uccidere Washington. Johnson voleva comprare la terra per tenerla al sicuro.
Pitcairn invece puntava sulla diplomazia, ma tu hai scombinato i piani, rendendo inevitabile la guerra. E Icky? George Washington è un incapace, ha perso quasi tutte le battaglie a cui ha preso parte. Quell'uomo è un coacervo di insicurezze e di dubbi. Guarda Valley Forge e ammetterai che ho ragione. Staremmo meglio senza di lui. Senti, vorrei tanto darti una lezione, ma Benjamin Church l'ha fatta molto grossa. Tu vuoi i rifornimenti che ha rubato? Io voglio punirlo. I nostri scopi coincidono. Che cosa proponi? Una tregua. Forse stare insieme ci farà bene. Sei mio figlio, in fondo, e potrei ancora salvarti dall'ignoranza. Posso ucciderti, se preferisci. Ottimo. Andiamo, allora. Sai almeno dov'è ora Benjamin Church? Temo di no. Speravo di sorprenderlo qui quando sarebbe tornato coi suoi. Ma sembra che sia tardi. Sono già venuti a prendersi tutto. Forse posso trovarlo. La neve ha coperto le tracce, ma quel che resta basterà a inseguirli. Che sfortuna. Morirò congelato se non la sistemo. Sei un uomo di Ben Church? Bella mossa. Saggio fuggire. Che cosa volete? Dov'è Benjamin Church? Non lo so. Volevamo accamparci a nord di qui, dove di solito scarichiamo la merce. Forse lo troverete là. Ora basta. Non c'era bisogno di ucciderlo. Non sprechiamo tempo in discussioni inutili. Raggiungi gli altri uomini di Church, infiltrati nel loro accampamento e scopri qualcosa. E tu invece? Non preoccuparti. Fa come ho detto. Della polvere da sparo nelle casse. C'è un extra per te. Già, Church sarà felice e noi ricchi. Quasi mi spiace per i ribelli. Al freddo e al gelo là fuori. Gli basterebbe alzare bandiera bianca. Avrebbero dovuto farlo da un pezzo. Perché lo fanno? Non serve a niente. La corona vincerà di sicuro. Pregare tante vite per una mano. Thank you.
ha un nuovo piano per stanotte. Un fuoco, ma niente. Dovremo rubare dritti nel campo ribelle. Valley Forge? Esatto. Ma sei sicuro? Non importa se io sono sicuro o no. Faccio come dice Church. Se sei preoccupato, parlane con lui. È qui. Certo che no. Si trova a New York, a quanto ne so. Non vuole farsi notare. Non è che abbia tanta voglia di tornare in galera, sai? Bene, ci sto. Guarda un po' qui. Stava girando attorno al campo con fare sospetto. Sarà una spia ribelle. No, è uno che conta. Uno molto speciale. Non è così, Aitan? Church mi ha detto tutto di te. Allora dovresti sapere cosa ti aspetta. Non sei affatto nella posizione di minacciarmi. Non ancora. Volta sistemata questa feccia, raggiungimi a New York. Cosa? Pensi di andare? Se non te la cavi con un paio di mercenari, allora non mi serve lavorare con te. Non credo. Sera, Connor. Vedo che sei ancora tutto intero. Mi sono rimesso dal pestaggio. Church si è rintanato in una birreria abbandonata sul mare. Dobbiamo risolvere la cosa entro l'alba. Bene. Vorrei portare i rifornimenti al campo il prima possibile. Ma certo. Non vorrei distoglierti dalla tua causa persa. Andiamo allora. Seguimi. Dimmi una cosa. Potevi uccidermi al nostro primo incontro. Che cosa ti ha fermato? La curiosità. Altre domande? Che cosa vogliono davvero i Templari? Ordine. Regole. Uno scopo. Nient'altro. Voi fate confusione con quegli assurdi discorsi sulla libertà. Una volta
Gli assassini miravano a un obiettivo molto più sensato. Cioè la pace. La libertà è pace. Oh no. Questo è un invito al caos. Guarda quella piccola rivoluzione scatenata dai tuoi amici. Io ho presenziato al congresso continentale, li ho ascoltati strepitare e urlare. Tutto in nome della libertà. Ma sono solo chiacchiere. Ed è per questo che appoggi lì? Lui capisce i bisogni della futura nazione molto meglio di quegli idioti che sostengono di rappresentarla. Sembra che tu abbia il dente avvelenato. La gente ha fatto la sua scelta. Ha voluto Washington. La gente non ha scelto niente. È opera di un gruppo di codardi privilegiati che vogliono solo arricchirsi. Si sono riuniti e hanno preso una decisione a loro vantaggio. Oh, si nascondono dietro le belle parole, ma non dicono il vero. Vedi, Connor, l'unica differenza tra me e quelli che aiuti è che io non fingo dei sentimenti. Ferma un attimo. Church, vecchia volpe. Che c'è? Pensavo di superare le guardie con te, ma le ha sostituite con gente che non conosco. Beh, dovrei riuscire a passare senza insospettirli, ma tu... No. O lo si fa insieme o niente. Cosa proponi allora? Cerco una guardia fuori servizio e prendo la sua uniforme. Molto bene. Aspetterò qui. Mi sembra ovvio. Oh, scusa, vuoi che venga con te, che ti tenga la mano, forse? Che ti dica che puoi farcela? Così dovrebbe andare. Seguimi. Alto là. Questa è zona privata. Che ci fate qui? Che il padre della comprensione ci guidi. Voi vi riconosco, ma l'indiano no. È mio figlio. Vi piace la donna selvaggia, eh? Andate pure. Chiusa.
Dammi un momento. Deve essere stato strano per te scoprire la mia esistenza di colpo. Sarei curioso di sapere cosa può aver detto tua madre di me. Mi sono sempre chiesto come sarebbe andata se fossimo rimasti insieme. Come sta a proposito? È morta. Uccisa. Cosa? Mi dispiace molto. Ah, ti dispiace? Ho visto mia madre bruciare viva. Ricordo il suo viso mentre mi diceva addio. Charles Lee è colpevole della sua morte su tuo ordine. E ti dispiace? Impossibile. Non ho dato quell'ordine. Avevo chiesto il contrario. Dissi di non cercare più il sito dei precursori. Dovevamo concentrarci su altre faccende. È finita. Ma non riesco a perdonare. Benjamin Church, siete accusato di aver tradito l'ordine templare, violandone i principi per interesse personale. In considerazione del vostro crimine, io vi condanno a morte. Ora! È troppo tardi. Church è partito con il carico. E non credo che sarete in condizioni di inseguirlo. Siamo schierati dalla parte giusta! E Inghilterra vincerà la guerra! Avete sempre anteposto i principi al profitto. Forse... Per questo il vostro piccolo regno sta crollando! Avevate un senso! Ma non sarà mai realtà! Come si batte il mezzo sangue? Un cane rabbioso! Meglio abbatterlo, amici! Prendete quei due! Non devono fuggire! Prendetelo! Anche l'indiano! Fateli fuori! Quello è il mezzo sangue! Dov'è Church? Ve lo dirò. Farò ciò che volete, ma promettete di non uccidermi. Hai la mia parola. È partito per la Martinica. Si è imbarcato su una corvetta che si chiama Welcome. Metà della stiva è piena delle merci che ha rubato ai patrioti. Non so altro, lo giuro! Ah! Avete promesso? No, lui ha promesso. Andiamo.
guarda se c'è qualcosa per aprirla. Connor? Cosa stai facendo? No, no. Il farlo, non possiamo sapere cosa c'è dall'altra parte! Adesso sì. George ha un giorno di vantaggio. Meglio muoverci se vogliamo prenderlo. Ho una nave già pronta. Vieni al molo quando vuoi partire.